fatto tre film, non sono di tre, è un cortometraggio sul terremoto. Tutti e tre presenti al Tokyo Film Festival, uno è Into the Blue, che è il primo che ho fatto, che era sulla Tendopoli. Un altro è Habitat, Note personali, che l'ho fatto sulla vita del progetto Case, e questo che è stato fatto, diciamo, in parte sull'Aquila e in parte sui terremoti invece che hanno coinvolto il resto dell'Appennino centrale durante il 2016 e il 2017, diciamo. In realtà prima di far questo, prima del terremoto, prima che in qualche modo come documentarista mi concentrassi su questa tematica che mi riguarda in prima persona, avevo comunque fatto nel 2003, tra il 2003 e il 2005 ho fatto una serie di cortometraggi che si chiamava The Home Sequence Series, che era basata sulla mia casa, dove la casa abitavo, e ogni cortometraggio era a metà di una stanza della mia casa, e quindi in realtà è una cosa che trovo naturale investigare ciò che è quotidiano, perché mi trovo interessante trovare quello che non è quotidiano, il quotidiano in qualche modo, o è una forma mentis, credo, più che altro. Appennino è un film che contiene il processo stesso della sua realizzazione, nel senso che parte come un film sull'Aquila, parte ad agosto come un film sull'Aquila, non si doveva chiamare Appennino in quel momento, chiaramente. Mentre giro il film sull'Aquila c'è il terremoto di Amatrice, che è il 24 agosto. Amatrice è a circa mezz'ora di macchina dall'Aquila. Ed è molto vicina, sia dal punto di vista culturale, in un certo senso che siamo in due regioni diverse, l'Aquila Abruzzo, Amatrice e Lazio, ed è molto vicina anche dal punto di vista fisico, cioè, Amatrice è molto più piccola, ma sono città simili a Amatrice e Lazio. Quindi dal momento in cui c'è stato questo nuovo terremoto, ho sentito l'esigenza di spostare il mio film sul post-terremoto, sulla lenta ricostruzione dell'Aquila, di spostarlo in qualche modo da Amatrice. Poi in realtà mi sono concentrato su un altro posto che non è Amatrice, è Arquata del Tronto, che è nelle Marche, ed è un po' più lontano, perché Arquata del Tronto sta avendo una reazione al terremoto che trovavo straordinaria dal punto di vista antropologico. Malgrado alcune delle frazioni fossero state completamente rase al suolo, loro avevano una vitalità straordinaria, mi piaceva tantissimo, e mi ero un po' innamorato del posto, per cui ho iniziato a lavorare solo lì. Dopodiché, mentre giravo quest'altro documentario, chiamiamolo così, c'è stato il terremoto di Norcia, che è a fine ottobre, e il terremoto di Norcia ha distrutto completamente Arquata del Tronto, perché Arquata del Tronto non è rimasto più nessuno, sono tutti andati sulla costa, sono venuti del Tronto. E a questo punto il film si è spostato ancora una volta, si è spostato a San Benedetto, nella rete degli alberghi, e ho trovato poi nel momento di condensare tutta questa esperienza, di cercare un significato comune, se vogliamo, a tutte queste situazioni differenti che riguardavano lo stesso fenomeno, ma in temporalità differenti, quindi erano passati già 7 anni dal terremoto dell'Aquila. Ho cercato di riuscire a dare un senso compiuto a tutto questo slabbarsi, questa sospensione e questo essere in balia degli eventi che c'è nella zona dove abito. E di conseguenza in realtà ho dato una struttura molto rigida e molto forte al film, per cui ho deciso a priori che il film doveva avere 500 tagli, e ho deciso a priori che il film doveva avere una durata, e ho cercato di condensare tutta questa esperienza all'interno di questi parametri all'interno di un'architettura molto rigida in un certo senso, un'architettura filmica. E appena poi il risultato di questo contrasto tra totale aleatorietà dei tuoi progetti, delle tue ambizioni di strutturare una narrazione compiuta, e il bisogno invece di uscire fuori da questa totale aleatorietà del progetto. Non so se è riuscito bene, il tentativo è stato questo. Chiaramente c'è una differenza. In realtà, ad essere totalmente sincero, cioè io sono un filmmaker molto strano come formazione, sia perché innanzitutto perché ho preso una via rettilinea, cioè quando ho deciso di fare il regista, che ho deciso molto giovane in realtà, sono
Non ho iniziato a studiare cinema in modo diretto, ho iniziato a studiare tutte le componenti che facevano il cinema. Per cui in realtà mi sono trovato, ho iniziato la fotografia, e quindi le prime mostre che ho fatto erano le fotografie, però poi mi sono trovato, di fatto oggi, che ho un'età, diciamo, ho 43 anni, oggi quando faccio i film faccio tutto. Cioè musica, sceneggiatura, produzione, disegni, animazione, fotografia, montaggio, qualsiasi cosa. Rispetto alla questione della fotografia, del cinema, quella del video, in qualche modo cambia l'obiettivo, perché la fotografia del cinema in qualche modo ha più relazione con la musica, perché è una fotografia di durata. Per cui esiste una questione di dinamica nel tempo, quindi. Esistono questioni legate al fluire dell'azione, come nella musica. Nella fotografia statica, chiaramente tu questo hai una temporalità che è la temporalità dell'occhio, ma è una cosa differente, è una cosa che riguarda chi vede, non chi fa in qualche modo. E come posso dirti? Nella fotografia statica cerchi l'impatto e cerchi la massima sintesi, che non necessariamente cerchi nella fotografia cinematografica, perché tu vuoi sviluppare un discorso nel cinema, non vuoi condensarlo. Ok? O, insomma, c'è una relazione tra sintesi e analisi, ecco, nel cinema, diversa da quella che c'è nella fotografia. Poi Lyman ha una storia stranissima. Lyman è il mio primo film in assoluto, di una certa durata, e anche se è uscito dopo il mio primo documentario, perché Lyman è stato girato prima del terremoto, è stato coinvolto nel terremoto, è stato in parte rigirato dopo il terremoto. Di conseguenza ha avuto una vita molto più complicata, tra tutti i miei film hanno avuto una vita complicata, prima l'ha fatto in una tenda, è arrivato in Dopoli, cioè non era facilissimo da girare. Prima del terremoto, detto proprio sinceramente, non mi sarebbe probabilmente venuto mai in mente di fare un documentario. Anche quando in realtà l'ho fatto, la cosa buffa, io. Abbiamo Sick and Series, che è la mia serie di corti, gli esordi, cioè non l'ha vista nessuno perché non la spedivo nei festival, cioè l'ha visto un po' di gente che la conoscevo, lì avevo una mentalità un po' differente in quel momento, ma almeno tre quarti di quei corti lì sono documentari, in effetti, da un punto di vista tecnico, ma io non li consideravo in quel modo, non pensavo che quello fosse la parte interessante in qualche modo. Venendo da studi letterari, da letterari, studenti di lettere, specie della storia contemporanea, in che modo tendevo a sottovalutare il mio rapporto con la realtà. Poi chiaramente la realtà ti investe in modo così deciso e riconsideri i tuoi rapporti con il mondo, mettiamola così. Per cui in realtà da quel momento io non ho più fatto un film di pensione. Mi piacerebbe tornare a farlo, perché anche per verificare, cioè prima del terremoto, come regista, se c'era una cosa che secondo me sapevo far bene, che comunque mi veniva generalmente riconosciuta, era la direzione degli attori. Dopo il terremoto non ho più diretto un attore, per cui vorrei vedere se poi in effetti so ancora farlo o è una cosa morta lì. Per cui penso che prima o poi tornerò a un film di finzione. Continuando a fare anche documentari, però, perché una volta che ti abitui al fascino dell'avere a che fare con cose che non hai scritto tu, cioè di trovare qualcosa di universale in qualcosa che è veramente contingente. Beh, è difficile rinunciarci del tutto, perché continuo a fare documentari in ogni caso. Non sono sicuro che l'esigenza è diversa, perché in realtà è molto complesso, non penso che valga per tutti, poi, tra parentesi. Nel senso che ogni documentarista è un approccio diverso, se prendi uno che viene dal giornalismo per capire e fa un documentario, non credo che abbia lo stesso approccio, per esempio, che tendenzialmente ho io, che comunque vengo da una prassi che, tra virgolette, puramente artistica, nel senso che tende culturalmente a pensare che non devi documentare la realtà, ma devi esprimere te stesso. Poi chiaramente in realtà documenti in realtà non vorrei sembrare troppo egomaniaco anche come documentarista. Però il processo è differente, perché chiaramente scrivere una sceneggiatura, a parte la considerazione su questioni pratiche, cioè c'è il budget per fare una scena, c'hai gli attori per fare una scena, che sono cose pratiche, però tende ad essere un processo dall'interno verso l'esterno,
Anzi, è un processo di interrogazione esterna. Ti immagini una cosa, se tu scrivi la sceneggiatura, ti immagini una cosa, cerchi di mettere scena. E il documentario non può essere questo. Se è questo, c'è qualcosa che non va. È chiaro che invece il documentario si basa su qualcosa di differente, che in qualche modo è riconoscere te stesso nell'altro. Non so se... Cioè, io non credo che ho espresso meno me stesso come persona nei documentari rispetto che nella finzione. Anzi, probabilmente ho espresso più me stesso come persona nel documentario. Però è stato perché io ho riconosciuto negli altri qualcosa che mi apparteneva. Non ho attribuito a un essere di finzione delle proprietà che mi venivano in mente, anche perché poi tra parentesi nel caso del mio film di finzione, Santo Cielo, era un razzista cristiano estremista, sai, io sono ateo tollerante, chiaramente non ero io quello, però mi interessava esplorare dei temi, non so, il processo è differente, il processo è differente. Poi non posso nemmeno parlare così in generale perché ho fatto un film di finzione, Santo Cielo, per cui magari ne faccio un altro e sarà un processo completamente diverso, non lo so. Quando ho fatto il mio primo documentario, che è Into the Blue, che ho fatto in tenda, io in realtà non ho iniziato nemmeno pensando che dovesse essere un documentario, talmente ho visto di fiction dentro, che pensavo di fare una fiction sulla mia tenda, la mia tenda già da quella della mia tenda, fondamentalmente. Solo che mi accorgevo mentre giravo che era molto più interessante la parte documentaria della parte di finzione. Ma era imbarazzantemente più interessante. E allora ho riconfigurato tutta la faccenda. Però, per esempio, c'erano molti giochi sulla finzione, per cui a volte c'erano delle battute scritte che io denunciavo perché non mi piace invece far finta che la finzione sia vera. E allora mettevo la sceneggiatura scritta sopra quando c'erano le battute. E in questo modo cercavo un ibrido. Più passa il tempo, onestamente, più quando faccio documentari, faccio solo documentari. Cioè, nel senso, non mi piace più, almeno in questo film non ho cercato più, è la prima volta che succede, nessun tipo di complicità tra il regista e la persona che viene ripresa. Non perché non fossimo complici, insomma, era una persona per cui provo un grande affetto, sono amici intimi ormai. Però non volevo questo continuo strizzare l'occhio, faccio una cosa fuori di camera, sì, vieni che ti faccio vedere una cosa. No. Quindi non ho detto a nessuno nemmeno di spostarsi di un centimetro, di mettersi a favore di luce, di sedersi in un certo. No, niente del genere. Quello che succedeva, succedeva e ero io che dovevo reazionare a loro, appunto. Perché poi invece, secondo me, nel processo, a me spaventa molto una società che non distingue l'idea di documento dall'idea di finzione. Le cose devono essere separate per me, perché poi è tutto intrecciato, evidentemente. Se sei dentro una camera, dal momento stesso in cui parli davanti a una camera sei consapevolissimo, c'è una camera, quindi in qualche modo sei consapevolissimo di metterti in scena, se vuoi, di avere la parte di te stesso in un'occasione. Però a parte questi discorsi vagamente pirandelliani, è molto importante, dal mio punto di vista, stabilire le regole del gioco in modo chiaro. Cioè, se il gioco è che io ti sto descrivendo la realtà, deve essere la realtà. Se il gioco è che ti sto descrivendo i fatti miei, devono essere i fatti miei. E va benissimo entrambi, basta che uno sia molto chiaro su cosa è cosa, secondo me. Il che non vuol dire non avere un approccio artistico nel documentario, se il mio documentario è bianco e nero, che la realtà non è in bianco e nero, cioè i colori, cioè molti interventi, tra virgolette, artistici, non è un atteggiamento purista il mio. È solo però che non voglio non voglio quell'ibrido per cui è fatto una scena di fiction in un documentario, sono stato insofferente nel corso del tempo. Rispetto a quell'atteggiamento lì che ho avuto poi di partenza, però è una rivoluzione. Dal primo documentario sono passati ormai 8 anni, e in 8 anni hai tempo di maturare alcune idee, di radicalizzare alcuni concetti, di evolvere un tuo stile, cioè uno tuo stile che non è una questione stilistica formale, basta, è una questione filosofica, se no lo stile non ha senso. Infatti, da questo punto di vista sono anche abbastanza sereno con me stesso, perché ho fatto 3 film sullo stesso argomento, fondamentalmente,
Il primo assomiglia molto al secondo, il secondo assomiglia molto al terzo, ma il primo e il terzo non si assomigliano. Il che secondo me è sintomo che ho seguito un'evoluzione abbastanza naturale. Non l'ho fatta apposta, è successo. La mia esperienza di Film Festival è la mia terza esperienza, ogni volta è stato diverso. Questa è a seconda anche di come io mi sento rispetto al film, del tempo che ho avuto prima di finirlo. È stata un'esperienza completamente differente, che in un'occasione almeno ero molto tranquillo e molto sicuro di me, sbagliando, detto francamente, ma perché ero comunque orgoglioso, era il mio primo titolo di film festival, ero orgogliosissimo di averlo fatto, di esserci, di averlo fatto, di aver fatto un film in una tenda, che era una situazione quasi impossibile dove fare un film, quindi sentivo, camminavo a un'altezza veramente importante, anche se, essendo bassino. Questa volta ero agitatissimo, ho sofferto come un cane fino a ieri sera, quando abbiamo fatto la presentazione ufficiale, quindi sono finalmente rilassato, onestamente. Adesso me lo sto godendo veramente, cioè, prima cioè, mi piace divertirsi in un festival se non respiri. Il festival è bellissimo, poi voglio dire, è uno dei festival più prestigiosi che c'è in Italia, dire, come fai a non essere contento di stare? Poi a Torino piace da matti, è stata la prima città che ho visitato dopo il terremoto, anche la rende anche un valore simbolico per me molto forte, insomma, come posso dire, no, è viva. Però detto questo, sinceramente è da 10 ore che me la vivo serenamente, più o meno. Sì, purtroppo quando questo film sta veramente difficile a far uscire. Difficile perché sta uno sforzo psicofisico notevole, perché prendo ogni cosa finisci che sei fritto. È difficile perché tematicamente, anche se parlo, sembra che parli sempre la stessa cosa, in realtà non è proprio così. Questa volta ho toccato delle corde per cui sono più fragile o più in difficoltà rispetto che negli altri film. Per cui è stata veramente un po' una sofferenza. Aspettare che venisse proiettato, cercare di capire com'era realmente il film, perché poi tu, dopo che l'hai fatto, hai visto, non so, 700 volte in 10 giorni, perché devo sapere di cosa hai fatto, cioè hai perso completamente di vista il senso. Ognuno vede il suo film quando si proietta il film, chiaramente, ma chi vede bene un film ha anche una certa aderenza a quello che vede, non è che proietta i fatti suoi, se no, insomma. E io a un certo punto ovviamente verso la fine inizio a proiettare i fatti miei sul mio film stesso, quindi è diventato tutto molto complicato. Adesso ne sono uscito, evviva! Francamente se uno mi dicesse, ma tu vorresti che il tuo film venisse proiettato su Rai 1 in prima serata, sì, non mi farebbe schifo. Sei disposto a fare un film completamente diverso per farlo? No, se no non facciamo un film così radicale, onestamente. Tu cerchi la massima possibilità di contatto, nei limiti di quelli che sono i tuoi parametri estetico-filosofici, insomma, e nel caso di questo film non so come andranno le cose, perché ovviamente non puoi saperlo. Io, nei due contatti che ho fatto prima, hanno avuto due vite simili ma anche completamente differenti, perché in To The Blue, di cui non è il produttore però, ha fatto un po' di festival, qui anche figli, ma insomma pochi onestamente, ed è morto quasi subito, onestamente poche persone l'hanno visto. Habitat invece, di cui era il produttore, per cui ho curato io la distribuzione a festival, diciamo così, non ha avuto una distribuzione ufficiale, però ha fatto circa 60, una sessantina abbondante di festival. Per cui in realtà ha avuto proiezioni di un film che ha una distribuzione piccola immediata, perché poi se non altro vende in distribuzione non va più in festa. Il che onestamente non è affatto l'ideale, ma chiaramente ha avuto possibilità di contatto rispetto a molti altri documentari, mettiamola così. Poi, cioè, piacerebbe essere distribuito in modo capillare, sì. Il modo in cui io posso distribuirlo in modo capillare è con i festival, con i DVD,
con i link, con queste cose qui. Non mi aspetto del resto molto di più. Mi rendo conto che l'affluenza in un cinema dipende, oltre dalla qualità del film, la qualità del film la conosce un'altra persona dal cinema, non puoi conoscerla prima, quindi conosce dall'appeal che puoi avere, e l'appeal non può prescindere né dal budget che hai per la promozione, né dalla pubblicità, né dal sistema, diciamo, dalla macchina produttiva dell'appeal, anche la macchina pubblicitaria. Io francamente sono riuscito a fare questo film per due o per tre. Non avevo veramente una lira, ma quando dico veramente una lira intendo dire che l'ho detto anche ieri la presentazione, quindi lo dico anche qui, ma perché mi fa anche ridere, perché fa tenerezza, santo cielo. Una volta stavo ad Arquata del Tronto, terremotata, tra i due terremoti, diciamo, dopo il primo, quello del 24, il primo di quello di ottobre, c'era un buzzicattolo come bancomat mobile. Vado a prelevare i soldi, io e il produttore del mio film, vado a prelevare i soldi per prendere un panino perché avevo fame, e mi sono accorto che il mio conto in banca era rimasto 10 euro. Il che vuol dire che se bucavo una gomma non tornavo più a casa, perché non c'ho manco il credito per prendere i soldi. E il film è stato continuamente sull'orlo di fermarsi. Non si è fermato perché ha avuto la fortuna di vincere consecutivamente due premi con non molto, ma un minimo di cash. Come denaro, e qui prima hanno fatto finire il film, se no non potevo farlo, anche perché quando fai il film in questo modo, senza avere fondi pubblici, senza avere produttori, i produttori non rispondono al telefono o alle mail, per cui cioè, essendo così isolati, chiaramente, come posso dirti, stai appeso veramente a un filo, perché invece di essere il tuo lavoro, è tempo che sottrai al tuo lavoro per guadagnare. Perché più lavori al film, meno guadagni. E quindi ce l'abbiamo fatta, ma insomma, ecco, è stata veramente per fortuna. Cioè, sono stata così sfigata, diciamola. Cioè, nel mio piccolo ho avuto una fortuna, perché altrimenti sarebbe finito a metà ottobre il film, per mancanza di fondi. E in una situazione del genere, stare a pensare alla pubblicità mi sembra quasi surreale. Obiettivamente, no? Di conseguenza devi accettare la tua condizione, credo, prendere tutto quello che può essere preso, perché vuol dire non esiste un festival abbastanza piccolo perché io non mando il mio film, cioè non può esistere, anche un festival di tre persone sotto casa nel rione del Pesino, microscopico, in mezzo al nulla, è un ottimo festival. Li fai tutti, tutti quelli che ti prendono, chiaramente, e fai quello che puoi. Poi prima o poi lo metterai in rete, insomma, o qualcosa del genere, perché chi se lo vuole se lo vede. Ma sapendo anche che la rete fun non funziona in modo troppo diverso dal cinema, in un certo senso, cioè evidentemente deve avere una rete che ti dia questa famosa visibilità, che è un termine che mi sembra orribile, però insomma, è abusatissimo. Per cui fai quello che puoi per chi puoi raggiungere. Poi io grandi strategie industriali non ne ho, a volte mi fa un po' tenerezza chi ne ha senza averne mezzi, detto francamente, perché poi diventa controproducente in realtà. Per cui in modo totalmente, un po' da scheggia impazzita, ti metti il tuo lavoro in giro e vedi quello che succede. L'unica cosa che posso dire con onestà.